Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale, cliccate su iscriviti e attivate la campanella per non perdervi alcun nuovo video. In più, seguitemi su tutti i social che trovate sotto ogni video in descrizione, segnati 1 a 1. Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video tutorial, sono sempre io Silva J-Maker, ovvero Silva Mattia, proprietario di questo canale YouTube. Oggi siamo qua in questo nuovissimo video tutorial perché voglio mostrarvi come è possibile spostare le suonerie notifiche, le suonerie di sistema UI del Galaxy S9 sul Galaxy S5 e successivi. Quindi ve lo mostro tutto qua in diretta tramite il mio Galaxy S8. Quindi farò anche un bel check-up di suonerie nuove anche per il mio, quindi in diretta con voi. Vi troverete praticamente basta scaricarvi dal mio sito che vi lascio giù in descrizione. L'unico archivio zip che vi lascio giù in descrizione nel mio sito, dove vi spiego praticamente tutto quello che spiego nel video è scritto anche lì passo passo, e in fondo dal sito trovate questo archivio da scaricare, un file zip che si chiama Samsung Galaxy S9 suonerie by silvajmaker.zip. Lo scaricate questo archivio, troverete questo, praticamente lo ho scaricato, quindi vi troverete questo archivio zip, ok, lo decomprimete ovviamente, attualmente io, ok, quindi apriamo questa cartella, troveremo notification, suonerie e suonerie UI, e queste applicazioni che dovrete assolutamente installare solo se volete cambiare le suonerie di sistema UI, ovvero qui abbiamo la cartella di sistema dell'S9, ovvero tutti i suoni che fa il telefono dell'S9, tutti i suoni attualmente, tutti sono dentro qua in questa cartella. Se volete caricarli sul vostro telefono, quindi cambiare anche l'avvio, i suoni dei tocchi, il suono dell'apertura della fotocamera, eccetera, dovete utilizzare Root Explorer, che adesso vi faccio vedere, dopo vi farò vedere l'applicazione com'è internamente, ma io non mi assumo alcuna responsabilità dell'utilizzo, perché anch'io sono un pochino bravino, però non voglio avere rischi, e quindi io vi metto comunque il Root Explorer e la cartella di sistema UI per chi fosse interessato a cambiarle. Vi consiglio assolutamente di guardare qualche video dove vi spiega come utilizzare Root Explorer, perché io attualmente non ne sono tanto in grado di spiegarvelo e non voglio avere rischi. Comunque io sono qua per spiegarvi come spostare suonerie di notifiche e le sue suonerie generali delle suonerie dove suona il telefono. Ok, a questo punto vi installerete Root Explorer. Ok, ritorniamo in archivio. In archivio, per spostare le suonerie nel vostro telefono da quell'archivio lì, vi basterà andare su memoria interna, andare a cercare dove avete caricato l'archivio, ovviamente da questo. Andiamo prima a spostare una suoneria, che adesso ve ne faccio sentire un po'. Quella che mi piace è questa, tanto. Quindi prendo, faccio copia in memoria interna, andiamo a cercare la cartella Ringtones, eccola qua, fatto, basta. Andiamo a sentire. Invece andiamo a spostare stavolta suonerie di notifiche, ritorniamo nella cartella dove abbiamo scaricato le notifiche qua, scegliamo una un po' a caso, prendo questa come esempio. Andiamo adesso a fare copia, memoria interna sempre, andiamo a cercare stavolta notification, eccola qua. A questo punto facciamo fatto, basta, riproviamo. Ok, a questo punto vi basterà andare semplicemente ad impostarle qua in impostazioni, come al solito fate se sono i suoni vibra, e poi le suonerie qua. Qua la troverete, eccola qua, infatti Hello Mix qua, e le suonerie di notification stesso.
Ecco qua, infatti mi da snap 2 perché uno era già dentro qua e l'altro me la sono scaricata io. Quindi invece adesso vi spiego come utilizzare Loot Explorer, cioè come vi spiego un pochino brevemente com'è l'utilizzo di questa applicazione. Quindi Loot Explorer permette di estrapolare o archiviare file, quindi praticamente lo stesso lavoro di notification ringtones che ho fatto vedere dall'archivio potete farlo pure qua. In questo caso invece se vogliamo spostare, proviamo a spostare il cartello Wimi, basta fare così, andare a cercare la cartella di, scusate, la cartella system, non è qua, scusate, dobbiamo cercarla, se la troviamo qua, no, ok, ecco qua, qua è la, ecco, la fermata generale, quindi qua troverete cartelle system, che adesso io ho fatto un altro, ho sbagliato di nuovo, dovete cercare cartella system che io qua no. Potete, ecco qua system, e dovete andare su media audio, dopodiché andate su notification, su UI, e qua potete cambiarle, quindi spostate da un passo alla volta, un pezzo alla volta, quello che vi interessa. Adesso invece niente, tutto qua, a posto col video. Quindi se avete domande, se vi interessa qualcos'altro, possiamo parlarne, commentate ovviamente, mettete like al video e ci vediamo al prossimo video. Quindi mi dimenticavo, se vi interessa parlare di tecnologia con me, potete anche voi aggiungervi al mio canale che ho fatto su Telegram, si chiama Mattia Selvaggetti Channel, che vi lascio sempre il link sempre giù in descrizione, oltre a quello del mio sito, così potete anche contattare se avete domande. Così ovviamente sotto ogni video ci saranno tutti i miei social dove potete seguirmi pure lì, attivate la campanella e ci vediamo alla prossima, ciao.